Sono uno degli ultimi a mollare o forse non hai mai mollato, neanche adesso che il risultato è quello che è? Beh, adesso ho mollato. Ho mollato perché, come dicevo prima, ho guardato la classifica, pietosa. Stavo pensando che con 4 punti in più ci saremmo potuti giocare la possibilità quantomeno dei play-out, ma questo è quello che abbiamo portato sul campo, quindi è una cosa che ci porteremo dentro un po', spero, un po' tutti, e che insomma per qualche tempo non ci farà stare molto con la coscienza a posto. Certo, sei stato uno degli ultimi, dicevamo, anche perché ci hai messo del tuo proprio nello spronare la squadra, soprattutto nelle ultime giornate. Questo è un mio modo di fare, che fortunatamente a Padova è stato apprezzato, da altre parti è passato per qualcosa che non era. Questo è il mio modo di fare, lo faccio, l'ho sempre fatto. Mollare per me non esiste, perché faccio, penso, il lavoro più bello del mondo che tanti vorrebbero fare, mi rendo conto di essere fortunato e credo che il rispetto nelle passioni degli altri non ci si può speculare sopra. Che anno è stato per te? Un anno tremendo, perché alla fine io ho sempre detto che conta il risultato finale della squadra, non è uno sport singolo, è uno sport di squadra. Ti ho detto, la retrocessione viene scritta sugli almanacchi, quindi ce la portiamo tutti dentro. È stato un anno tremendo perché mi sono reso conto piano piano della piazza in cui ero, una piazza che insomma con la sci, visto quello che c'è in giro ora, non c'entra veramente niente. Purtroppo faccio parte della squadra che l'ha riportata in Lega Pro.